Che top! L'esplosione, che top! Per fargli vedere chi è che comanda a queste merde. Ma non sto dando la colpa a voi. Do la colpa a voi. I don't know why. I ought to try. Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua su Call of Duty Black Ops 3. Anche oggi, anche se è un giorno extra perché non doveva esserci Call of Duty, porterò Call of Duty per farvi vedere un po' le mappe degli DLC, di modo da non perdere tempo e non farvele vedere tra due settimane. Vi avevo detto il progetto dei 3 video al giorno quando si ripetevano troppo le serie. Un secondo, da domenica che ho il giorno un po' più libero, perché comunque sia facendo un vlog la domenica ho meno lavoro tra virgolette su YouTube, quindi potrò riprendere tranquillamente le registrazioni e le cose varie, quindi da potermi anche solamente organizzare una tabella di marcia sarebbe già un buon punto, cosa che adesso non riesco a fare. Una volta sono a fine settimana ho il quadro completo e so quando mettere quali video. Adesso andiamo a giocare. Ti prego non castle, ti prego non castle, l'ho già fatta ieri, ti prego non che ti rendi, che sfiga. Che sfiga. Questo vedrete dei bloopers, ovvero le scene tagliate di questa partita. E poi porteremo anche l'altra. Quindi se vedete dei tagli non spaventatevi. Apporterò dei tagli quando sarà necessario. No. Ecco, sono già partito di merda. Oggi non riesco a tenere il pad in mano. Faccio cagare all'ano. Double kill. Assist. È 2 giorni che vedo una quantità di assist mai vista prima. E c'ho il mandrillo per le mani. C'ho il pistolone. A regà. Pom fail. Ok. Uno l'ho seccato. Ok, c'ho l'M7 A8 sto cazzo. Ok. Raga, sapete quant'è che non uso quest'arma? 3 minuti. No, scherzo, è tipo una vita eterna. Ok, qui spunta. Dove stanno i nemici? Mannaggia il cazzo, non pago l'ICI. Ma che stai a di? Ma si nupaz, malato e merda. Eccolo lì, il mio compagno non gli ha sparato. Scherzo, ragazzi, la pago l'ICI, tranquilli. Ok, raga, c'ho il pistolone. Pom. Madonna mia, ho sparato tutto. Pom, oddio, dov'è il nemico? Pom, dove state? Nemici, dove stanno? Nemici, l'ho killato io l'ultimo. Fatto cagare sta partita tra l'altro. Ok, adesso possiamo scegliere una mappa molto carina, ovvero il Rift. Siamo sul Rift, ragazzi, spaccatura la mappa, volete chiamarla. Rift è il nome anche del gioco in italiano. E voi vi immaginerete chissà cosa dicendo Rift, no? Un fiumiciattolo, una spaccatura in mezzo con della roba che cola. E quando qui dice fenditura e spaccatura intende che sotto c'è tipo una colata enorme di lava, se non sbaglio. E infatti non sbaglio. Ok, allora andiamo qua intanto per gradi. Abbiamo il nostro Razorback, quindi l'arma preferita. Infatti, cioè preferita in questo momento. Prima era il CUDA, vedete? Adesso non so se l'hanno patchato o cosa, ma non riesco davvero più a usare il CUDA, è troppo mobile. Nel senso, quando miro, la mira va a cazzi suoi e la cosa mi fa adirare alquanto. Ok, mentre il Razorback, ragazzi, è una sicurezza. Io mi metto giù, dico, prendo quest'arma perché la voglio provare e giustamente muoio. Vabbè, prendiamo adesso un bel VMP diamante. Ovviamente, ragazzi, la mappa mai fatta come Knockout l'altra volta, quindi il che mi rende molto sicuro di me. Il contrario. Adesso, visto che noi siamo tutti qua spawnando i nemici dall'altra parte, la PlayStation mi sta iniziando a fare incazzare perché continua a fare minchia però rumori. Ok, il VMP magari non è cosa al momento, il VMP da terra, perché non so nemmeno se c'ha il calcio, e se non ha il calcio è maiala. Ma adesso attenzione qua che c'è un nemico probabilmente che sta ricaricando, esattamente. Bra, che top. Vabbè, nemico dietro, davanti, sinistra, destra. Ho sempre le ricompense da deficiente. Mannaggia il Kaiser però, eh. Io sto filando tutto in queste partite. Però io direi anche, anche basta PlayStation che fai questo casino, perché non mi permette la registrazione normale. Ok, spero non la sentiate. Allora, finché c'è la mia voce sopra non la sentite, non c'è verso. Però appena c'è un momento di silenzio ovviamente la sentite. Quindi vediamo un po' se riusciamo a non farla sentire. Magari ho settato bene il microfono. Perché ci sono queste esplosioni? Perché io... Ok, ragazzi, adesso mi sdraio qua. Esatto! Che top! L'esplosione, che top! Sono ancora vivo! No. L'omino mi si è messo giù a terra invece di scivolarmi, accidenta a lui.
Che palle. I nemici stanno camperando come le merde. Te no, sei morto infatti. Lallallero, lallalla. Ok, loro camperano. Va bene. Allora diamogli quello che cercano. Pum. Pum. Poi, quanti ce ne sono ancora? Che dove? Cioè, in tutto questo io avevo un nemico accanto. Va bene, ok. Stiamo anche vincendo. Non so com'è possibile non sparare a me perché ce n'è un altro. Vabbè, comunque ce n'è davvero tanti, di nemici. Davvero tantini. Ma noi ce ne sbattiamo i cazzini. E adesso gli andiamo incontro per fargli vedere chi è che comanda a queste merde. E se c'è un nemico che sta guardando questo video... Adesso non intendevo offendervi in maniera personale. Volevo semplicemente ironizzare sul fatto che ci sono nemici ovunque. Ok. 12 kill. Bene, sono abbastanza. Lui c'è un coso a terra che non mi ha colpito. Ok, ne ho ucciso uno. Vedete, questo intendevo, ragazzi. Questo, mamma mia. Che meme enorme che gli ho tirato. Raga, che meme. No, te sei Zeus, non mi uccidere. Faccio prima. Ok, un secondino. Mi sdraio a terra sperando i miei compagni mi aiutino. Sperando i miei compagni mi aiutino, ma non sarà così. Perché ovviamente un anno ci hanno messo ad arrivare. Ma non sto dando la colpa a voi. Do la colpa a voi. Sto memando, ragazzi. Scusatemi, sto un secondino ironizzando un po' su tutto. E la mia natura adesso si gira dietro. Dietro, vabbè, deathmatch, quindi non mi meraviglio di nessuno spawn casuale. Però sarebbe carino non farmi rispondere dietro. Ma oh, questo è quel che passa dal convento, quindi ci accontentiamo. Muori. Scusate, vi ho felato io, lo so, pardon, mi sta avvenendo il ruttino. Il culo fanno i bambini dopo pranzo, lo so, sono un piccolo bambinetto anch'io. Qui c'è un nemico sicuro, ok, il nemico era al lato. Sperando non ci sia anche un nemico qua. Ok, sono i nemici qua giù però. Quindi dobbiamo riuscire a prenderli di sorpresa. Ok, nemici ancora qua. Basta, non c'è più nessuno. Prendo un SVG, ragazzi, un cecchino. Ok, questa è una novità per me. Perché io cecchini, lo sapete, ragazzi, mi fan cagare tutti. Nessuno escluso. Oh, loro due, non li avevo visti, scusatemi. Oddio, ho fatto una kill. Non so com'è possibile. Aiuto, sbuci. Ok, due nemici. Hai fatto anche un assist, lui lì. Che pensa, di scapparti lui? Ok, bene, i nemici adesso dove arrivano? Ok, altra kill, basta. Beh, non sono un mago, quindi non potevo fare altre kill. Ma adesso il pistolozzo. Col pistolozzo sapete, pum, come funziona? Lo sapete, vero, come funziona? Pum, no? Pum, ok, una kill. E vabbè, oh, ripeto, non sono un santo, quindi non posso fare i miracoli. Ok, se avessi una granata in questa mappa sarebbe il devasto totale. Ok, un KN silenziato anche. Anche se, vabbè, qui arriva quello da davanti. Non c'era... In realtà potevo giocare molto meglio, ovvero sparare prima quello in primo piano e poi quello in secondo piano. Tutti levi dalle palle, grazie. Prego, ok. Durante si pianta, ferma davanti a te, come dire, io metto qui. Te non so, guarda, tipo lui lì dietro. Che ci stai facendo lì? I don't know why. I ought to try. Allora, scusate, sto un po' smongolando. Che poi sembra facile, ma non è facile. È una challenge la mia. Parlare quando si gioca. Perché ho raccolto un HV30 con la quale ho fatto il level up senza fare niente? Perché l'ho raccolto da terra, sbuci? Perché ti diverti a prendere armi di merda da terra? Guarda, ci ho pensato io. Tu adesso pensa un secondo qua. Che se adesso io arrivo, guarda, scommetti adesso muoio. Qui da destra, guarda. Oh, da dietro. Attenzione, da dietro. Da dietro. Ok, killato. Adesso giriamo un secondo. Abbiamo vinto. Incredibile. Siamo primi, no, siamo secondi per poco. Buon reato il primo, buona partita in generale, quasi reato 2. La mappa sinceramente mi piace. È una mappa in realtà piccola, perché ora non so se si vedrà qui. La mappa sembra tutte grandi, è la mappa Rift Islanda, siamo in Islanda, ok. La mappa fondamentalmente è piccola perché le zone in fondo non se ne caga nessuno. E quindi si restringe tutta la zona centrale. E la cosa a me piace, perché se sei bravo nei gunfight in queste mappe puoi dare il meglio. Quindi secondo me in dominio, in questa mappa ti diverti un botto. Facciamo una minaccia, tanto per fare qualcosa. Minacciali, ah, questa è una minaccia. Cioè io arrivo da uno, li faccio così e lui si spaventa, no? Un classico, proprio un classico. E anche se uno voleva fare un'altra mappa, è costretto a farne una random. Però lo faremo nella prossima puntata. Quindi Nini, noi ci vediamo appunto al prossimo video. Vi lasciate mi piace, commenti, condivisioni. Condividete il video oppure commentate dicendomi cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa dovreste vedere sul canale, cosa dovreste vedere su COD. Qualunque cosa è ben accetta. Noi appunto ci vediamo al prossimo video. Per questo video è tutto. Ciao Nini!